fu il cambiamento vero degli anni Ottanta, perché da lì parte un cinema completamente diverso. Fu molto difficile per noi fare Il sapore di Marenna, i nostri produttori non volevano farcelo fare, perché dicevano, questa cosa... Innanzitutto era partito malissimo, si doveva chiamare Il sapore di sale, invece Gino Paoli non ci ha dato la canzone. Poi si è pentito. Poi il seguito è venuto addirittura a cantarla. Ma e si è chiamato Sapore di Mare, che forse il cinematograficamente è anche meglio. E questo film lo volevano fare i produttori, perché, però avevamo fatti fighissimo, guadagnato talmente tanto che non potevano dire di no. E cominciarono a boicottarci il cast, per esempio dissero che ma Christian De Sica, quello proprio non farà mai successo nella vita, sarà proprio uno che non... Lungimiranti era. Virna Lisi, ma una vecchia, una carriera finita, ha vinto il Davide Donatello, il Nastro d'Argento, la sua carriera è cominciata. Ma quello, perché parlo di Sapore di Mare? Perché Sapore di Mare c'è qualcosa di magico, che non ci rendevamo conto all'epoca. È un film sugli anni 60, ma finisce negli anni 80. E c'è forse il più bel finale di una commedia, tra i 10 più bei finali delle commedie del cinema italiano. Avevi penso. Ragione tu, mia cara. Allora, dovete sapere che io avevo come compagno di scuola Riccardo Cocciante, il quale agli scout, ai boy scout, veniva con me sotto la tenda e ci rompeva le palle, c'era una specie di quelle cose che si comprano in una parte, con le trombette, un sax, tutte la notte, e noi dicevamo, mamma mia, questo qua, sto deficiente. Chi avrebbe pensato che avrebbe fatto Notre Dame e Celeste Nostalgia? Esatto. Per cui la vita si incrocia con il cinema. E quel finale io volevo farti vedere stasera quel pezzo, dove Jerry, nel finale con Marina Suma, quando gli manda quella lettera... Per tutte le lettere che non ti ho mai scritto, Marina, sei sempre la più bella. È bellissimo quel pezzo. Per cui con Jerry è cominciato così, è stata così. Invece, a proposito, scusa una cosa, tu che parli sempre di Verdone, mi ricordo che abbiamo fatto una proiezione, io ci avevo di Sapore di Mare, c'avevo Verdone vicino, no? Quando ci fu quella scena, lui mi prese la gamba, me la strizzò e mi disse: avvio della mignotta. Allora, invece entra molto dopo, un bel po' dopo, dalla nostra vita, questo signore.